Dunque, le questioni che diciamo sono state sollevate qui sono complesse e richiederebbero anche, diciamo, come dire, un tempo di riflessione abbastanza adeguato che oggi purtroppo non abbiamo, che riguardano il Partito Democratico, ma alcune che non riguardano il Partito Democratico, nel senso che riguardano, come dire, il complesso generale dello Stato dell'Italia in questo momento. Io so che il Partito Democratico oggi ha approvato la riforma del mercato del lavoro, ma lo ha fatto dopo una discussione interna che è stata anche lacerante, e dopodiché un partito funziona anche a maggioranza, cioè nel senso che se la maggioranza del partito decide una cosa, le regole della democrazia impongono che venga fatta quella cosa lì. So che non è che è una riforma del lavoro, diciamo, a detrimento di alcune cose, è pur vero che però è stata migliorata in alcuni aspetti, proprio con il contributo del Partito Democratico, che se avesse assunto un'altra posizione non ci sarebbe stata, cioè non ci sarebbe stato questo contributo, e io ho come l'impressione che la riforma del lavoro sarebbe passata lo stesso. Ora la domanda è, e è la stessa domanda che il Partito Democratico si è fatto quando ha scelto di sostenere il governo Monti, e anche quella non è stata una scelta indolore, perché anche quella è stata frutto di una discussione lacerante all'interno del partito. Ci si guadagna di più a stare fuori o, diciamo, ci si accolla questo senso di responsabilità e si sostiene questo governo? Ci si guadagna più del soggetto che è il Partito Democratico. I cittadini avrebbero perso anche se non avessimo appoggiato, anzi i cittadini avrebbero perso soprattutto se non avessimo appoggiato il governo Monti, perché ti ricordo che all'epoca in cui c'è stato il cambio tra Berlusconi e Monti, il nostro spread, che non è una cosa, diciamo, che non significa niente, ma significa, perché riguarda i debiti nostri, per esempio mio che ho fatto il mutuo per comprare casa, ma anche i debiti delle nostre aziende, era al 400%. Non era una passeggiata, noi c'è stato un giorno, e questa cosa non si dice, c'è stato un giorno in cui noi eravamo in pericolo e non potevamo pagare gli stipendi pubblici, che non è una cosa da poco, cioè non è stata proprio, come dire, non è stato proprio un atto di responsabilità, come dire, così campato in aria. Il paese, quando è caduto Berlusconi, era in un momento, vabbè, l'abbiamo cacciato in qualche modo. Ha passato lui la mano del suo, cerchiamo se no non ci confondiamo. Sì, vabbè, però diciamo che la situazione era tragica, è ancora tragica. Chi dice usciamo dall'euro non si rende conto che noi in questo momento i nostri mutui li stiamo pagando con il tasso di riferimento della BCE, che è l'1%. Uscendo dall'euro lo pagheremmo a tasso italiano con la lira svalutata, però se tornassimo alla lira, quindi significa che tante famiglie non pagherebbero il mutuo, tante famiglie gli verrebbe tolta la casa, tante aziende chiuderebbero perché i debiti che hanno sono in euro e anche i prestiti che hanno chiesto sono in euro, cioè una serie di cose che noi non dobbiamo, non possiamo non considerare se vogliamo fare un ragionamento corretto. No, no, io sto rispondendo, perché siccome adesso ci siamo, adesso che è successo il disastro, se ne si possa parlare. Io credo che all'epoca in cui siamo entrati nell'euro è stato fatto un referendum per entrare nell'euro, o mi sbaglio? O mi ricordo male? Tutte le nazioni hanno fatto un referendum per entrare nella moneta unica. Uno dei motivi che ci ha spinto ad entrare nell'euro. Uno dei motivi che ci ha spinto ad entrare nell'euro è il fatto che in Italia, diciamoci la verità, perché sennò facciamo dei ragionamenti senza mai, diciamo, dei pezzi di verità. Stavamo con le pezze al culo, cioè noi non abbiamo più sviluppo industriale da 30 anni, diciamocela questa cosa, e la Videocon è l'esempio esemplare di tutto quello che è successo negli ultimi 20 anni in Italia. Non si fanno investimenti per ricerca e sviluppo, la nostra industria non è competitiva, il nostro capitalismo non è competitivo, perché è fatto da 3-4 famiglie che per bontà loro, diciamo, s'organizzano gli affari loro, ma non portano nessun vantaggio né all'economia né tantomeno alla nazione, e con questo non voglio spezzare una lancia a favore del capitalismo, però in Italia non funziona neanche quello,
Cioè abbiamo un libero mercato che è finto, perché in Italia il libero mercato non esiste, non c'è concorrenza. In questa situazione noi siamo entrati nell'euro e questa situazione noi ci stiamo portando dietro. Fino a quando noi non risolviamo, diciamo, queste dinamiche, sarà complicato fare qualsiasi tipo di discorso e di discussione, perché qualsiasi argomento tu porti, anche per un aumento dei diritti delle persone, passa comunque attraverso il fatto, diciamo, anche abbastanza concreto, che le persone devono essere messe in grado di mettere insieme il pranzo con la cena. E in Italia in questo momento è complicata questa situazione, perché molti non riescono più neanche, diciamo, ad avere questo minimo, diciamo, di economia. Il Partito Democratico in questo momento affronta sì un periodo abbastanza complesso e ci sono diversi elementi, diciamo, che lo stanno portando a fare una discussione, ad aprirsi ad una discussione su cui io però francamente non vorrei mettere i tempi dei paletti brevi, perché io credo che un'elaborazione politica corretta abbia bisogno anche di tempi. Non possiamo, diciamo, fare, e mi riferisco per esempio al congresso provinciale, in una situazione politica ed economica e sociale della nostra provincia così complicata, fare un congresso e dire che facciamo un documento programmatico che portiamo all'attenzione dei nostri cittadini in 2 mesi, francamente mi sembra un po', come dire, privo di fondamento. Allora io in realtà questo, diciamo, volevo mettere nel ragionamento che si sta facendo oggi. Nelle ultime amministrative noi abbiamo perso, va bene, e spesso però in questa analisi ci dimentichiamo di dire che noi governavamo comuni vari, provincia e regione da 15 anni. Significa che nell'arco di questi 15 anni, stante, diciamo, la legittima aspirazione pure di chi desidera l'alternanza di governo, ma significa che in questi 15 anni non abbiamo costruito granché nei nostri territori. Significa che non abbiamo avuto dei buoni amministratori? Ci sono delle cose che noi abbiamo detto anche oggi che ci, diciamo, come dire, ci fanno sospettare che forse la qualità degli amministratori che abbiamo espresso non era poi così eccelsa. E forse le politiche che abbiamo fatto non sono state mai neanche tanto di centrosinistra? Oggi noi paghiamo anche il prezzo di quello. C'è una riflessione che va fatta sul modello di sviluppo che noi vogliamo portare avanti. Vista la situazione internazionale, vista, diciamo, la globalizzazione, i guasti della globalizzazione, gli incagli della globalizzazione, perché adesso anche la globalizzazione non è più queste magnifiche sorti e progressive che tutti quanti, diciamo, si svisceravano a lodare fino a qualche anno fa, perché ha creato problemi e situazioni, diciamo, complicate in giro per il mondo. Noi che cosa vogliamo proporre per la nostra provincia? Un modello di sviluppo industriale come quello che ci abbiamo avuto fino ad oggi, fatto su 4 grandi multinazionali che poi oggi non ci sono neanche più? Oppure vogliamo cominciare a ragionare seriamente di un modello di sviluppo sostenibile che prevede altro rispetto all'industrializzazione, alla presenza di alcune fabbriche, benché storiche? Con una domanda, diciamo, molto così sintetica, che ovviamente non esaurisce il ragionamento, noi vogliamo continuare sempre a pensare alla Fiat o pensiamo che possiamo permetterci un modello di sviluppo diverso, che magari, diciamo, porta ricchezza a questo territorio piuttosto che depauperarlo ulteriormente? Tutte e due non si può fare, sarebbe meglio. Tutte e due non si può fare, dipende pure quello che pensa Marchionne, perché noi gli strumenti per rimanere gliel'abbiamo dati anche tanti. Però non mi pare che tutto questo investimento da parte sua è stato fatto. Oltretutto c'è il ragionamento del mercato, che voglio dire in questo senso è la tagliola ultima. Gli italiani le Fiat non le comprano, c'è poco da chiacchierare su questa roba, significa che c'è un problema. Ne vogliamo parlare? Non noi, perché io non sono azionista della Fiat, non lavoro in Fiat e manco alla mia, ma io credo che qualcuno che venga pagato fior di milioni per fare il manager di una grande azienda automobilistica con la storia che ha alle sue spalle, forse questa domanda se la dovrebbe fare, no? Cioè, se quello che produce si vende oppure non si vende, perché se quello che produce non si vende è inutile che tu fai una battaglia dicendo che i lavoratori devono lavorare 10 ore perché è una questione di produttività. Non è una questione di produttività, è una questione che le tue macchine non si vendono. E questo, però, questo ragionamento riguarda anche la nostra provincia. Ora,
il partito, io diciamo ringrazio il, come dire, l'intervento di Ermisio in questo senso, però mi pare che l'ultima direzione nazionale, la direzione regionale, ma anche la direzione provinciale si siano, come dire, allineate tutte quante verso un percorso di apertura nei confronti della società e di quello che viene animato nella società in questo momento, e anche di grande cambiamento dei gruppi dirigenti. Ora, quello che io vedo nella nostra provincia, diciamo, di problematico è questo, è che secondo me, senza una riflessione seria, per questo io, diciamo, sono favorevole al congresso, ma io credo che un congresso serio debba avere anche i suoi tempi e i suoi temi, perché sostituire un pezzo di gruppo dirigente con un altro credo che non risolva il problema della macchina che non cammina. Probabilmente bisognerà prima interrogarsi su come far andare avanti questa organizzazione e questa macchina, con quali strumenti e con quali temi. E io ho il timore che ad oggi anche i gruppi dirigenti che si candidano a sostituire quelli attuali non posseggono gli strumenti per fare una discussione diversa rispetto a quella che è stata fatta fino ad oggi. Ma questo non lo dico per difendere quello che c'è. Lo dico perché è vero che c'è un deficit di elaborazione politica, soprattutto nel nostro Partito Democratico, che essendo il Partito Democratico della provincia di Frosinone, ovviamente rispecchia anche le carenze culturali che sono proprie di tutti i cittadini della provincia di Frosinone. Noi su certe cose non ragioniamo, non sappiamo ragionare e non ci cerchiamo manco gli strumenti per ragionare. C'è poi un altro tema che va inserito in questa cosa. A parte l'apertura che tu fai giusta nei confronti della società, perché il Partito Democratico è nato per questo, è nato per raccogliere e sintetizzare le istanze della società, ma c'è anche una, come dire, un'istanza di formazione e selezione dei gruppi dirigenti. Allora, come fai a creare, cioè non basta il congresso per creare un meccanismo di formazione dei nostri gruppi dirigenti che sappiano ragionare su alcuni temi e sappiano trovare delle soluzioni. Non si può continuare a lasciare tutto, diciamo, alla buona volontà del singolo che magari per esperienze personali possiede alcuni talenti. Io credo che il compito del Partito Democratico è quello di formare una classe dirigente nuova, e io credo che in questo ci sia anche un elemento, come dire, generazionale. Non mi ci metto io perché spero di stare nella generazione che ormai sta uscendo, ma c'è sul territorio nazionale un gruppo di dirigenti giovani che cresce, che è cresciuto, che lavora nel partito, nelle amministrazioni, e penso che anche a Frosinone bisognerà fare un ragionamento simile per potenziare, diciamo, questo sfogo. E se questi giovani non ci sono, cioè se questo, diciamo, tessuto di dirigenti sul territorio non c'è, interrogarsi sul perché non c'è, perché evidentemente anche noi lì in qualche cosa abbiamo mancato. Un'ultima riflessione è quella sul centrosinistra. Ha ragione Orlando quando dice che noi abbiamo ragionato in termini di strategie e non in termini, come dire, di visioni politiche o di progetti politici. E tant'è che i cittadini ci hanno dimostrato che, voglio dire, il centrosinistra fatto attaccando pezzetti di gruppi dirigenti non funziona. Allora io credo che sia compito del Partito Democratico, ma di tutti i partiti che in qualche modo gravitano nell'area di centrosinistra, ragionare anche su come si costruisce il centrosinistra tra i cittadini, come si costruisce un modo di fare di centrosinistra tra i nostri amministratori, come si costruisce, come dire, un'appartenenza, al di là poi della specifica appartenenza alle sigle dei partiti, ma credo che ci sia un'appartenenza di valori che deve essere costruita in questa provincia, e che fino ad oggi mi è sembrata un po' carente, perché anche laddove noi abbiamo amministrato per tanto tempo, alla fine il centrosinistra agli occhi dei cittadini, agli occhi degli elettori, non era riconoscibile rispetto ad altre aggregazioni. Io credo che il Partito Democratico, diciamo, abbia colto questo momento di grande cambiamento, di richiesta di cambiamento che c'è nella società. E credo che dal livello nazionale, diciamo, si metteranno, come dire, a regime degli strumenti che facilitino la partecipazione. Ora la domanda è come noi raccogliamo la sfida, noi di Frosinone, del Partito Democratico Nazionale, e quali sono gli strumenti che noi decidiamo di costruire sul territorio
per aprirci non solo, diciamo, sulla carta alle istanze che vengono dalla società civile e dai movimenti, ma come fare in modo che quelle istanze permeino noi stessi nel modo che abbiamo di fare politica e anche di progettare la politica provinciale, ma anche le nostre amministrazioni, che devono essere conseguenti, diciamo, al nostro modo di pensare. Allora, io avevo